Napoli Teatro Festival nasce 12 anni fa ed è un festival che nasce con il crisma della internazionalità. E questa internazionalità negli ultimi 3 anni si è espressa attraverso il coinvolgimento delle forme più straordinari, interessanti, singolari proposte dagli artisti di tutto il mondo. Ricordiamo la prima mondiale di Jan Fabre, ricordiamo la prima mondiale di Dimitris Papaioannou, ricordiamo anche l'apparizione di Isabelle Huppert alla scorsa edizione e quest'anno una prima di singolare interesse che è quella di Robert Lepage con lo spettacolo dal titolo Canada. Festival che si concentra in maniera molto forte sulla contemporaneità. L'80% degli autori rappresentati sia nella sezione internazionale che prevede 19 prime, sia nella sezione italiana che prevede 44 prime, è fortemente concentrato sui drammaturghi viventi, sugli scrittori viventi, sugli autori viventi, perché ritengo che in Italia ci sia una crisi espressiva relativa al fenomeno della contemporaneità. Ritengo che in questo momento Milano e Napoli siano le città italiane che meglio si esprimono sul fronte della cultura teatrale italiana. Napoli con le sue capacità anarcoidi, Milano con la sua grande capacità di strutturazione, di metodologia, di valorizzazione dei talenti. Volevamo avanzare nella vita, camminando leggeri e delicati. Il gemellaggio fra Napoli e Milano sembrerebbe naturale in ambito teatrale perché sono due capitali del teatro. Da una parte c'è Milano che è la culla del teatro visto come servizio sociale in qualche modo, no? E invece Napoli è la capitale di un teatro che è tradizione, che è la voce dell'Italia anche all'estero. Siamo alla canna del gas! Ah! Ma chi sei tu piuttosto? Quest'anno rendiamo omaggio anche a Deimuntas Necrosius, scomparso pochi mesi fa. Il festival si apre con Zinc, un suo lavoro che è stato presente in moltissimi teatri europei, mai presente purtroppo in Italia. Čia viskas vienam mieste yra. Ir Maskva, ir Niujorkas, ir Vilnius. E poi abbiamo un progetto speciale su Pina Bausch, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni dalla morte, un seminario condotto da una delle danzatrici preferite della Pina Bausch, che è Cristina Morgante. Quest'anno riavremo il teatro Elfo Puccini ed avremo il teatro Franco Parenti. L'Elfo Puccini sarà presente con 2 produzioni. Jazz in America nell'arco del nostro lavoro un ruolo molto importante perché mette insieme 2 cose, da una parte il nostro interesse, la nostra continua ricerca sulla drammaturgia contemporanea, quindi sulla drammaturgia che è in grado di raccontare il presente in modo efficace, teatrale e comunicativo, e dall'altra il grande lavoro che abbiamo fatto con i nostri 6 o 7 Shakespeare, mi ricordo, ho perso anche un po' il filo, ma Tony Kushner, l'autore di Jazz in America, mette insieme queste 2 cose, crea un'epica nazionale creando un teatro contemporaneo che però ha il respiro dei grandi classici. E infatti l'hanno definita una divina commedia per quest'età laica e tormentata. Mai più! Assegni, contanti o carta di credito? Angels dura 7 ore e 40, la versione integrale, faremo 2 maratone. E Ruggero Capuccio non si fa spaventare, come del resto anche il pubblico, perché tutte le maratone che abbiamo mai fatto di Afghanistan o anche di Angels in America sono sempre state il grande momento di trionfo del teatro. È la prima volta che una mia regia sarà al Teatro Napoli Festival e io sono molto molto contenta. È una storia bellissima di una donna in un villaggio, in un cottage primitivo, in un'epoca non definita, un testo di Harover, che è un autore molto potente, ecco, diciamo un testo potente, ma che mi permetterà di sperimentare e di portare in un festival che vuole certamente difendere il buon teatro, anche la grande tradizione, ma sicuramente tenta di aprire delle strade per rinnovare la forma del palcoscenico.
quindi ho pensato che magari